Prendete questi 700 fiorini e andate a giocare per me. Vincetemi alla roulette quanto più potete. Mi occorre del denaro. Molto denaro. E devo andarci io. Ma io non posso. Sarebbe sconveniente. Andateci voi per me e portatemi del denaro. Molto. Entrai nelle sale da gioco con una sensazione fastidiosissima. Là dentro, fin dal primo sguardo, ogni cosa mi spiacque. Tutto mi parve lurido, in certo qual modo moralmente brutto e lurido. E particolarmente brutti là dentro mi parvero il rispetto per la propria occupazione, l'aria seria e perfin reverente con cui tutti attorniavano i tavoli. Il cuore, lo confesso, mi martellava. E io non avevo sangue freddo. Sapevo con certezza, e già da lungo tempo avevo stabilito, che da Roulettenburg non sarei andato via senza giocare e naturalmente vincere. Che sarebbe sopravvenuto nel mio destino qualcosa di radicale e di definitivo. Così è necessario. E così sarà. Per quanto sia ridicolo che io tanto mi aspetti dalla roulette, mi chiedo perché il gioco sarebbe peggiore di un qualsiasi altro metodo di far denaro. Del commercio, per esempio. È vero che qui guadagna uno su 100, ma a me che importa? Da principio tutta questa faccenda era per me uno scritto cifrato. Indovinavo e distinguevo soltanto, bene o male, che le puntate si fanno sui numeri, sul pari o sul dispari, sul rosso o sul nero. Del denaro di Polina Alexandrovna mi risolsi quella sera da rischiare soltanto 100. Vansis, noir, pere pass. Faites-moi jeu, monsieur. C'est le jeu, monsieur. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Deux. Noir, père, main. Monsieur, faites vos jeux. Faites le jeu, monsieur. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Vingt-quatre, noir, paire et passe. Un, deux, trois, quatre, pour madame. Monsieur, faites vos jeux, monsieur. Non chiedetemi più di farlo, però. Perché? Perché voglio giocare per conto mio. Pensate ancora che la roulette sia la vostra unica speranza e salvezza? Come fate a saperlo? Me l'avete detto voi 3 mesi fa. Tenete questo denaro e tornate a giocare per me. Se vincerete faremo metà. No. Sono convinto che ormai perderei. Anch'io sono arrivata a sperare unicamente nella roulette. E proprio per questo voi dovete continuare a giocare per me. E si intende, lo farete. Naturalmente, lo feci. Prima vinsi. Vinsi molto anche. Ma poi perdetti tutto. In un colpo solo. La sera a cena, la signorina Blanche mi trattò con insolito riguardo.
Mi aveva visto poco prima perdere senza battere ciglio una grossa somma e questo l'aveva colpita. Certo pensava che ne avesse ancora del denaro se lo buttavo così. Quanto denaro avete perso, mio caro? Abbastanza. Grazie. Mamma. E avete perduto denaro vostro? Certamente. Non vedo di chi. E dove l'avete preso? Ho cominciato con 100 fiorini. 6 o 7 colpi di fila mi hanno portato ad una vincita di 5 o 6 mila fiorini. Poi in 2 colpi ho lasciato là tutto. Ci vorrebbe più giudizio, amico mio, quando si è cominciato a vincere. Questi russi... Ah, le russe! Vogliono giocare, impazziscono per il gioco, non vedono che il gioco e non sanno giocare. Secondo il mio parere, se permettete, penso invece che la roulette sia stata inventata proprio per i russi. No! Ma cosa dite? Dico quello che ho detto. E siccome non intendo parlare bene dei russi come giocatori, credo proprio di aver ragione. La roulette è stata inventata per noi. E su che cosa è fondata, di grazia, questa vostra opinione? Sul fatto che nel catechismo delle virtù e dei pregi dell'incivilito uomo occidentale è entrata storicamente quasi quasi come un punto essenziale la capacità di ammassar capitali. Il russo invece non solo è incapace di ammassar capitali, ma al contrario li sperpera. Per sua natura il russo è sregolato e scialacquatore. No! Bravo! Non di meno, anche noi russi abbiamo bisogno di denaro. E perciò siamo amantissimi di quei metodi, come la roulette, che permettono di arricchire in 2 ore senza fatica. Ma siccome siamo sregolati anche nel gioco, perdiamo, ecco tutto. Questo è giusto, sì, almeno in parte. No, è ingiusto. E non è bello che voi vi esprimiate così sul conto della vostra patria. Di grazia, non si sa ancora che cosa sia peggio. Se la sregolatezza russa... o il sistema tedesco di ammassar denaro con l'onesto lavoro. Che pensiero assurdo. No, che pensiero russo. In verità vi dico che preferirei fare il nomade tutta la vita, come uno zingaro, piuttosto che inchinarmi all'idolo tedesco. Quale idolo? L'oro, il capitale, la potenza. Vedete, io sono qui da poco. Tuttavia ciò che ho potuto osservare rivolta profondamente la mia natura tartara. Tartara? Mamma, se ne passo. Qui ogni cosa è punto per punto come nei libricini educativi tedeschi. Ogni casa ha il suo padre, il suo vater, enormemente virtuoso e straordinariamente onesto. Ognuno di questi fater poi ha una famiglia. E la sera tutti insieme leggono ad alta voce dei libri istruttivi. Sulla casetta stormiscono gli olmi e i castagni. Sul tetto la cicogna fa il suo nido. Tutto, insomma, è assai poetico e commovente. Oh, alle cieli, va! Non attiratevi, signor generale, lasciatemi andare avanti. Queste famiglie, vi dicevo, sono tenute dal loro father nella più completa schiavitù. Tutti lavorano come buoi, tutti ammassano denaro. Il father conta sul figlio maggiore per aumentare la sua ricchezza. Perciò alle figlie niente dote. Così restano zitelle. E i figli minori si mandano soldati o vengono venduti come servi. E il denaro ricavato viene aggiunto al patrimonio di famiglia. Io non credo una parola di quanto state dicendo. Davvero? Si fa così, ve l'assicuro, ho visto e sentito io stesso. Oh, si intende. Tutto questo è fatto sulla base di un'estrema onestà. Perfino il figlio venduto sa di essere venduto per onestà. Ne è ben lieto egli stesso, che cosa si vuole di più? Oh, ma non crediate che tutto sia facile per il figlio maggiore. No, 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 no. Egli ha la sua promessa sposa, la sua Melchen. Alla quale è unito il suo cuore. Ma sposarsi non può.
Non c'è ancora il capitale. Così aspettano, costumatamente, candidamente, e intanto gli anni passano. A Melchior hanno ormai le guance sfiorite. Si è rinsecchita tutta. Alla fine viene il giorno che i fiorini necessari sono stati onestamente, virtuosamente messi da parte. Il Vater benedice il quarantenne figlio maggiore e la sua trentacinquenne Amelchen, dal seno avvizzito e dal naso rosso. Intanto piange, fa la sua predica. E muore. Cosa volete che vi dica, stimatissimi signori? Mio stimatissimo mister Esther, io preferisco gozzovigliare alla russa e arricchirmi alla roulette. Voglio che il denaro serva a me, non essere io a servire il capitale. Ecco la mia idea. Io non so quanto ci sia di vero in quello che dite. Ma so che state diventando insopportabili appena vi si lascia andare un tantino. Ho sentito che vostra sorella Maria è partita all'improvviso stamattina. Ah, sì, sì, onorabile signora. Ha dovuto partire per un affare urgente, urgentissimo. Ah, sì? Sì, prego. Scusate. Il telegramma è stato fatto? Ho provveduto io stessa. Prego informarmi urgentemente in caso di tragico, doloroso evento. Sta bene? Caro generale, come mi piacerebbe visitare la Russia. È ma vero che è molto fredda? Accompagnatemi alla passeggiata. Perché non vi accompagni il marchesino? Perché ho mascalzone. Ho notato che il francese non era in buona armonia con il generale. E ieri sera li ho sentiti gridare attraverso la parete. Il generale ha bisogno di denaro. E voi sapete benissimo che ha dato ipoteca di tutto al francese. Adesso questo ha chiuso i cordoni della borsa. Ormai tutta la proprietà è praticamente sua. E se la nonna non muore, entrerà in possesso di tutto. E in questo caso, per il generale, addio anche alla signorina Blanche. Mi sembra innamorato al punto di spararsi se lei lo abbandona. Anch'io credo che gli capiterà qualcosa. Com'è bello tutto questo. Ormai nemmeno le convenienze si osservano qui. Tutto è fatto senza cerimonie. Telegrammi su telegrammi spediti a Pietroburgo. È morta, non è morta. Perché non muore? Mi chiedo che cosa potrebbe esserci di più comico. Mi meraviglio che siate in così allegra disposizione di spirito. Di che siete lieto? Di avere perduto al gioco il mio denaro? Ve l'avevo detto che non potevo giocare per altri. E tantomeno per voi. Io vi obbedisco qualunque cosa mi comandiate, ma il risultato non dipende da me. Permettetemi una domanda, Polina Alessandro. È così grave per voi? Per quale ragione vi occorre tanto denaro? Perché questo interrogatorio? Ascoltate. Io sono assolutamente convinto che quando comincerò a giocare per conto mio, vincerò. Allora quello che vi occorre lo prenderete da me? No, non adiratevi per questa offerta. Io so di essere un tale zero per voi, che potete perfino accettare da me del denaro. Non può offendervi. D'altra parte io pure ho perduto il vostro. Perché vi occorre del denaro? Sono semplicemente in debito. Ho preso del denaro in prestito e vorrei restituirlo. In prestito da chi? Dal francese? Come vi permettete.